caro saluto ai spettatori di Gilda TV. L'argomento che affrontiamo oggi è un argomento di una certa rilevanza in questi tempi e spiego perché dico in questi tempi, ovvero come introdurre gli alunni del terzo anno alla disciplina della filosofia. La filosofia è una disciplina inevitabilmente sotto attacco in questo periodo. Non mi stupirei se nei prossimi anni qualcuno addirittura ne decretasse la facoltatività, la mettesse tra le materie opzionali ritenendola in qualche modo superflua rispetto ad esigenze di carattere più pratico, oppure la riducesse ad una riflessione sul pensiero computazionale, sul pensiero scientifico, mandando e disperdendo un patrimonio storico-culturale della nostra scuola assolutamente straordinario, che della filosofia ha fatto un perno, una disciplina fondamentale per quasi tutti gli indirizzi. Per chi, come me e come molti altri colleghi, crede nel valore formativo insostituibile di questa disciplina e si rifà alla tradizione della scuola italiana, si pone il problema di come reagire a questo andamento culturale. E dal punto di vista strettamente didattico, la cosa più importante e migliore è far sì che gli studenti abbiano un approccio positivo, siano interessati, sia in loro stimolato un interesse spontaneo e imparino ad amare la disciplina. Una serie di studenti che non solo amino la disciplina, ma comprendono l'importanza formativa che la disciplina dà loro, sono la migliore arma per fronteggiare eventuali attacchi di carattere superficiale. Bene, questo come si fa? Come si deve introdurre la disciplina? Allora, due punti, due momenti costanti e fondamentali. Il primo, ma questo non solo all'inizio, ma sempre, ogni volta che si fa un autore, chiarire allo studente qual è l'utilità che lui trae dallo studio di quell'autore. La loro perplessità qual è? Che un pensiero filosofico è un pensiero superato, nessuno oggi sosterrebbe l'esistenza delle idee di Platone, e questo loro lo fanno notare. E allora perché studiarle se è una teoria non più spendibile? Che cosa aiuta a comprendere? Questo va fatto sia indicando il perché di volta in volta dell'importanza di un autore, ma soprattutto attraverso una metodologia, cioè gli studenti devono cercare di immedesimarsi nell'autore che stanno studiando e di immaginare come lui, rispetto a determinati problemi, abbia costruito una teoria. E come lo si fa questo? Come si fa a far sì che siano loro a costruire il pensiero? Attraverso domande guidate. Quindi, all'inizio, come molti colleghi, io presento la disciplina prima di tutto chiedendo se loro la conoscono per senso comune e provando loro a formulare delle domande che credono essere filosofiche. Le andiamo selezionando, le andiamo approfondendo, quindi a stabilire relazioni. Sono domande solo filosofiche, appartengono ad altre discipline, per arrivare a distinguere la filosofia dalla scienza e dalla religione, ma anche a trovare delle affinità. Introdurre che cos'è un concetto o l'idea di un'argomentazione razionale e altro. Fatto questo passaggio, io però vorrei soffermarmi su come io affronto i primi tre filosofi classici, quelli della scuola di Mileto, che sono brevi, sui manuali molto ridotti, perché ovviamente sono filosofi di cui possediamo poche testimonianze e pochi frammenti, e che io sviluppo in modo eccessivo, dico eccessivo perché evidentemente tradisco la filologia, ma lo faccio apposta per introdurre, far comprendere qual è lo spirito della disciplina. E infatti il libro di testo in questo caso non mi basta, anche se mi interessa il confronto tra il libro di testo e quello che dico, ho sviluppato, perché loro poi possano seguirmi, la mappa concettuale. Sia chiaro che molti studenti già quando prendono appunti sviluppano mappe concettuali. Ancora più interessante per loro è confrontare quella che loro hanno creato a lezione e quella che io propongo loro, che è già predisposta in anticipo. Allora, evidentemente, qual è lo scoglio che noi dobbiamo superare? Questa disciplina è inutile, è una disciplina, come si dice all'inizio, che si caratterizza per una particolarità. Le domande filosofiche possono avere più risposte contrastanti, senza che questo mini la validità della disciplina, cosa che nella disciplina scientifica loro non sono certo abituati a considerare. Ma una disciplina dove le risposte possono essere molteplici e diverse, che utilità ha? Allora, la nostra utilità in termini generali è quella di far sì che l'uomo continui a porsi domande e prosegua nella strada della cultura, ma l'utilità che loro ricevono studiandola è che provano
a sperimentare come si produce un ragionamento partendo da problemi. Partiamo da un'affermazione singolare: talete, tutto è acqua, e la testimonianza di Aristotele che afferma probabilmente talete è arrivato a questa conclusione osservando che la vita si sviluppava dall'umidità. Una frase così semplice, così scontata, così banale, perché diventa l'inizio di una disciplina così importante? E allora noi andiamo, prima di tutto, a partire da queste due affermazioni che ho fatto, a far sì che siano loro a elaborare i concetti di osservazione e di teoria. Io osservo un fenomeno, stabilisco una teoria. E da lì ne derivano una serie di conseguenze. Dopodiché arriva una domanda che li mette in difficoltà, è la prima: ma l'acqua come archè è la stessa acqua che noi usiamo, che vediamo del rubinetto? Qual è la differenza? Lì loro hanno difficoltà, non dico nulla se non domande guidate che arrivano a comprendere che la caratteristica che l'acqua come archè ha è quella di potersi trasformare in tutto ciò che non è acqua. Come fa? Lì si prende il frammento, la testimonianza, dove Talete dice tutto è pieno di dei, e si introduce il concetto di lo zoismo, cioè questa concezione per cui la materia ha in se stessa il principio del proprio mutamento. Gli studenti lo capiscono piuttosto bene, a quel punto si fanno anche degli esempi: la materia con l'energia, con la forza, il rapporto tra forza e materia, anche come viene concepito nella fisica attuale, per far loro capire che questa presa di posizione è tutt'altro che ingenua, è tutt'altro che scontata, che la materia non necessariamente è quel corpo solido e passivo, ma può essere concepito in altri modi. Ma il momento decisivo, più importante, è quando si passa alla filosofia di Anassimandro, perché lì gli studenti si trovano per la prima volta di fronte a un concetto filosofico astratto. Un concetto filosofico astratto che non risulta evidente come i concetti matematici, quadrato, circonferenza, uguaglianza, e sul quale devono ragionare logicamente ma che non riescono a visualizzare con precisione. Allora sostanzialmente che cosa io propongo? E qui uno studioso di filosofia antica mi accuserà di forzare, di far dire a questi filosofi più di quelli che dicono e di darne un'interpretazione di carattere razionalistico, ma il mio intento è far quello, è quello di far capire come scaturiscono i problemi. Primo, Anassimandro contesta l'acqua, perché, questo in realtà l'avevamo già visto con Talete, l'avevano scoperto loro, se io dico che tutto deriva dall'acqua, la domanda è: qual è la difficoltà? Come faccio a convincere gli altri? Dopo un po' loro ci arrivano: come faccio a dire che ciò che non è acqua deriva dall'acqua? E io dico, come mai Anassimandro, discepolo di Talete, ha sentito il bisogno di cambiare l'archè, di non usare l'acqua? E loro richiamano questa difficoltà. Ma a questa difficoltà come si risponde? Lì loro hanno estrema difficoltà. A quel punto bisogna far loro proprio riflettere sul senso della domanda. Il senso è il seguente: ma se io ho difficoltà a trovare un principio, acqua, terra, fuoco, quello che sia, perché se lo individuo poi non riesco a spiegare come può trasformarsi in qualcosa di completamente diverso, come posso risolvere il problema? Che caratteristiche diverse devo dare a questo principio? Dopo un po' loro ci arrivano. È un tutto mescolato. Ovviamente che cosa si fa notare? Che l'affermazione è ancora imprecisa. È un tutto mescolato, dove io le cose mescolate le vedo oppure no? Ed ecco che si arriva a costruire da soli il concetto di indeterminato, di realtà che non ha qualità. Non è facile per loro, però si prendono gli oggetti che abbiamo davanti sui banchi e si dice che cos'è una qualità, cos'è una caratteristica determinata che permette di distinguere un oggetto tra l'altro. E quindi io dico, provate a visualizzare una realtà materiale che non ha qualità. Ovviamente non ce la fanno. Si introduce l'idea di concetto limite, quei concetti che la nostra ragione non può padroneggiare, e a quel punto loro arrivano a capire il concetto di Aperon. Ovviamente nasce, ecco, qui introduciamo i concetti non vanno, secondo me, come fanno alcuni, prima studiate 20 concetti filosofici da soli, vanno scoperti mano a mano col pensiero. Ebbene, a questo punto poi si passa alla lettura del primo frammento. E lì, qui concludo, perché la metodologia che io intenderei usare o che uso trova qui il suo compimento. Il frammento di Anassimandro, io lo faccio leggere,
e commentare senza dire nulla. È un frammento criptico, difficile, ma io spiego loro che gli eventuali errori, castronerie, inesattezze, in realtà non sono mai cose da sottovalutare. Primo perché loro fanno uno sforzo di ragionamento e perché nei 3 anni loro dovranno piano piano sempre capire qual è la differenza tra come loro hanno pensato e qual è la soluzione reale. E poco alla volta arriveranno a stringere sempre di più la forbice tra questi due elementi. E ovviamente il frammento è molto famoso, introduce il concetto per cui il mondo, la realtà si crea e si distrugge perché paga il prezzo, deve scontare una pena di un errore sostanzialmente. Ovviamente l'affermazione è difficile. Come si fa a introdurla? Ecco, io faccio sempre questa domanda, ma quando voi studiate scienze, matematica, vi capita di usare spesso o frequentemente gli aggettivi giusto, ingiusto, buono, cattivo, sbagliato? E loro ovviamente dicono di no. Se io leggo un libro di scienze, mi aspetto una descrizione della realtà, ma non un giudizio sulla realtà. E quel movimento è cattivo, quel movimento è buono. Evidentemente i greci avevano un'altra mentalità e anche qui il fattore di contesto. Loro devono sforzarsi di entrare nella mentalità di quegli uomini e capire che è diversa dalla loro. A quel punto cerchiamo di capire perché secondo i greci era possibile affiancare a concetti che noi chiameremo scientifici concetti di valore. Perché la sfera è perfetta e la non sfera è imperfetta, perché l'immobilità perfetta e il movimento è imperfetto. Questo loro lo costruiscono attraverso continue mie domande guidate e ovviamente delle spiegazioni, e io posso dire che questo avviene, ma soprattutto suscita curiosità, partecipazione. Chiaro che alcuni parlano più di altri, ma questo mi consente di conoscere la classe, di conoscere chi sollecitare e chi no, senza andare a violare una riservatezza all'inizio che evidentemente non va esposta, ma far loro prendere coraggio. E devo dire che il risultato è un interesse spontaneo per la disciplina che poi certo si deve scontrare col dovere dello studio, con la pesantezza dei testi, con le modalità di verifica che ci devono essere, perché una didattica per cui lo studente non debba affrontare questo momento è qualcosa che a mio parere non esiste. Però veramente la ricchezza della filosofia, come ha aiutato l'uomo a perfezionare propria mente, a ragionare e vedere come da ogni soluzione che noi troviamo scaturisca un nuovo problema, fa proprio comprendere, a mio parere, quanto questa disciplina serva e sia servita all'umanità per progredire sul piano culturale e non si possa escludere dalle materie che vengono studiate. Io vi ringrazio per l'attenzione che mi avete accordata e a risentirci.